Ragazzi, ragazzi, è giunto il momento. Bentornati, ci troviamo di nuovo qui su Pro Cycling Manager 2021. Pipigno, Bardiani, prima stagione, as always. Ma adesso ci troviamo di fronte a uno degli eventi molto importanti durante la stagione ciclistica. Purtroppo il Giro d'Italia con la Brandiani, nonostante il Giro ci avesse invitato a partecipare, noi non siamo di livello minimo. Il livello minimo, ragazzi, è 13. Ho fatto un avanzamento di livello ultimando quelle che era il tiro. Sì, il tiro, vabbè, scusatemi. Quello che era il Giro di Ossitane, che abbiamo visto parzialmente insieme. Mi sono fatto le ultime tappe, nulla da dire, nulla da dire. Ho fatto una fuga che sembrava andare in porto, o addirittura, se non ricordo male, questo lo andiamo a vedere perché mi piace farvi vedere ciò che ho fatto, diciamo, in un momento non collegato. To the C10, siamo arrivati a 84esimi, ma in realtà l'ultima tappa pianeggiante siamo riusciti addirittura ad arrivare allo scatto finale davanti, 14esimi. Questo mi fa capire tante cose. Mi fa capire che, uno, per adesso non dobbiamo basarci su il andare a fare le fughe, quelle cose così. Ci tolgono la possibilità di arrivare in fondo alla gara. Se non ci fossero stati, adesso il Tour de Citroën, non mi ricordo che livello fosse, è un 2.1, quindi è abbastanza di media alta importanza, quindi capite bene che c'erano ciclisti che ci hanno dato filo da torcere, perché se no, per adesso siamo ancora un po' bassini, ma potremmo approfittare di qualche situazione. Questo 14esimo posto mi ha fatto capire ciò. Non me lo aspettavo, tanto, tanto bello, tanto meglio. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, ci troviamo qui a competere per i campionati italiani. Campione d'Italia, time trial. Quindi siamo qui in questo momento pronti a fare il massimo possibile. Ho ricevuto un po' di commenti, vi ringrazio, vi ricordo di condividere, di iscrivervi. Se il canale vi piace, lasciate un bel like. Condividete questa serie con tutti gli appassionati di ciclismo, perché ripeto, in Italia continuo a vedere lo zero completo. Sì, ribadiamo che non è un titolo privo di problemi, che potrebbe essere molto meglio, che magari uguale agli ultimi 5 Pro Cycling Manager che sono usciti, non lo so. Però magari se riuscissimo a dare un po' più di visibilità, e quindi la visibilità porta a un acquisto maggiore di copie. Il link in descrizione c'è, dovrebbe esserci, ma c'è il link al mio a Instant Gaming. Se entrerete con quel link, coprirete giochi a prezzi scontati, ma anche Pro Cycling Manager 2021, chiaramente, e darete una piccola parte di guadagno al mio canale. Si parla di centesimi, quindi a voi non spendete di più. È Instant Gaming che mi riconosce qualcosa, quindi grazie in anticipo. Comunque, grazie per i commenti. Ho letto un po' di consigli a riguardo, soprattutto per quanto riguarda la tappa che dobbiamo affrontare. Saranno 32 km, se non ricordo male. Sì, 32 km, praticamente sempre pianeggianti, di tappa da cronometro. Noi come valore cronometro eravamo a 74, se non ricordo male. Ora sto andando a recuperare un commento che magari, se riesco, farò apparire a video, di François Xavier Vasselli. Ha già fatto qualche commento, ti ringrazio François, o Xavier, dimmi come vuoi preferisci essere chiamato, che mi dà un consiglio su durante le crono, basati sulla barra rossa e sulla barra a scacchi dell'arrivo, che sono quelle due barre che vediamo. Cerca di farle andare tutte e due di pari passo, e cerca di aumentare la casella rossa delle prestazioni, che questo penso sia un'altra cosa che non ho ancora capito che casella sia. Non lo so, non ne ho idea. La casella rossa delle prestazioni, forse si parlava del livello, non lo so sinceramente di cosa stesse parlando. La barra rossa, ah, questo forse parlava delle prestazioni di questa cosa. Questo sì, e sicuramente il prossimo livello lo facciamo qui, che non l'abbiamo ancora toccato. Probabilmente o aumentiamo il picco di forma, che diventa da 18 a 22 giorni, che sarebbe quello ottimale per andare al Giro d'Italia in veste futura. Quindi questo per adesso ci bastano i 12-18 giorni, quindi aumenteremo probabilmente forza di volontà o allenamento.
togliendo l'accumulo di stanchezza, ma non è un problema che adesso ci ha attanagliato. Comunque, sono già passati troppi minuti, continuiamo. Ci siamo. Come vedete, noi dobbiamo basarci su questo valore qui, crono. Il prologo sono le crono, le tappe di crono sotto i 20 km, se non ricordo male. Le crono sono le stesse tappe sopra i 20 km, quindi sarà presa in considerazione questa casistica. Come vedete, in Brandiani, a parte alcuni dei nostri colleghi, quindi Mirko Maestri, Dalla Valle Nicolas, Marengo Umberto e Trainini Thomas, mi perdonano l'ignoranza, non conosco le loro caratteristiche anche a livello nella realtà, siamo i migliori per distacco sulla crono. Quindi noi dobbiamo arrivare prima di tutti i nostri, almeno prima di tutti i nostri compagni di squadra. Non credo vinceremo perché ci sono, c'è gente come Ganna, voglio dire, che è campione italiano attuale a cronometro. Mi sembra di aver visto che avevano 84 in crono. Va bene, fa niente. Non è questo il problema, però sicuramente siamo i migliori per super distacco di quelli che si sono iscritti. Forse bisognerebbe aumentare un po' di più il valore in pianura, non lo so. La riunione formativa è questa, non abbiamo ancora picco di forma, però abbiamo la forma 99 e una forma giornaliera prevista più 1, sperando sia quello e sperando ci vada bene. Il giornale dà insomma un sacco di cose, ci sono appunto Fabrizio Ganna, Caruso, Moscon, c'è Nibali e ci siamo citati anche noi nei favoriti del giorno. È la prima volta che capita, la cosa mi inorgoglisce. Facciamo corsa 3D. Sono super, super eccitato. So che farò un casino perché non ho mai provato una crono così lunga. Quindi non so come andrà a finire. Non so, sinceramente, non so. Avrei dovuto allenarmi prima? Sicuramente. Sicuramente. Non lo so, guardate, siamo citati con una stella, ma ci siamo. Ovviamente Filippo Ganna ha 83 in cronometro, anche solo Caruso che ne ha 74 come noi, ma ha un overall di base più alto. Non lo so. Cercherò di far andare di pari passo come mi è stato consigliato, la barra rossa è quella a scacchi che mi dice quanto manca la rima per dosare le energie. Vediamo. Vediamo di pari passo, non so se questa è la soluzione migliore. Chiaro, farlo andare più forte prima lo fa andare più lento dopo, quindi non ha molto senso. Piove, potrebbe non essere adatta per tutti questa corsa con la pioggia. Classifica corsa, obiettivo, finisci tra i primi 5. Quindi noi siamo in... Siamo in fondo, siamo gli ultimi della nostra squadra a partire. È un per 8. Io vi taglio tutta questa parte. Comunque, la barra si diceva questa qui. Di far andare, vedete come scende velocemente? Zaccanti, poi deve recuperare, poi va veloce, poi recupera. Non so se questa sia la soluzione migliore. Non credo, non credo, non credo. Perché questa crono è lenta, questa crono è lunga, scusatemi, è proprio una crono, non è un prologo. Non lo so, non lo so. Wackerman sarà anche lui una bella gatta da pelare. Vediamo, vediamo. Sto guardando la CPU come si comporta con i miei compagni di squadra. E non capisco, non capisco, cioè non so, sinceramente. Mi accontento di un piazzamento, questo è chiaro. Sperando di avere un picco di forma improvviso, un più 5 sarebbe fondamentale, letteralmente fondamentale. Ok ragazzi, mancano due. Mancano due, eccolo. Parte Nibali nella Trek Segafredo, eccolo qui. Si presenta Pipigno, pronto a questa tappa di 32 km. Noi ci siamo. Vai Pipigno. It's gonna be a tough one. Ok, questa è una cosa nuova. Ok,
Ok, possiamo sicuramente andare molto più veloci di così. Non così tanto veloce però. Cioè, cerco di stare sotto col vostro consiglio. Quindi, abbiamo un più 2 che ci porta la crono a un 78, ragazzi. This is super important. Possiamo spingere veramente tanto. Ora saremo in un piccolo tratto di salita. Dobbiamo far valere le nostre doti da cronoman e da scalatore. Da cronoman e scalatore. Vai Pipigno. Come on, Pippus. Come on, Pippus. You can do it, Pippus. Cerchiamo di spingere un po' di più. Cerchiamo di spingere un po' di più. E poi riposare in questo tratto. Ok, molto bene. Possiamo andare a 80 di sforzo, che di più. Siamo per arrivare al secondo intertempo. Non so, non so. Non vedo il tempo di crono da nessuna parte. Ah, perché questa era una leggera discesa, quindi abbiamo potuto risparmiare un po' di energie. Vediamo se riusciamo a spingere un bel 90, Pipigno. Dai. Dai. Non vedo il tempo. Siamo primi, siamo. Lo vedo qua sotto, guardate in basso a destra. Ragazzi, ragazzi, no, no, Pippo, Pippus. Rendimi cazzo orgoglioso. Beh. Non siamo gli ultimi a partire, c'è da dire questo. Dobbiamo aspettare Varigana, Caruso, che non vedo che sia partito dopo di noi. Attenzione, stiamo arrivando un po' a secco di. No, 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 Pippo, no, 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 no. Sei arrivato un po' a secco. Risparmio le energie. È una leggera salita questa. Ah. Siamo arrivati un po' lenti qua. Siamo ancora primi. Stiamo riprendendo Nibali praticamente. Vediamo se riusciamo a non sprecare tutte le energie negli ultimi chilometri. Non me ne ero accorto, errore mio, errore grave mio, oserei dire. Dai Pippus, sali su sti. Spingi su sti pedali. Credici ancora. Fai valere questo 78 in crono che ti sei sparato quest'oggi. Poteva anche essere di meglio. Gli ultimi 5 km. Il pigno con la fatica. La voglia di un ragazzo di sorgere, di emergere nel ciclismo internazionale, soprattutto quello italiano. In una cultura, in una patria dove il ciclismo è importante. Dove. Ha creato tantissimi campioni nel corso del tempo. Sono gli ultimi chilometri in leggera salita. Pipino non si fa spaventare da queste salite. Non sono le pendenze che gli fanno paura. Non sono le pendenze che gli fanno paura. E ora Pipino butta tutto. Pipino butta tutto. Pipino butta tutto. Vai, vai con Dio, vai con Dio. E siamo 13esimi. Porca miseria. È stato quel. Ah, guardate qua, 1 minuto e 35. È stato quel momento lì, tra la seconda e il terzo intertempo. Nibali è arrivato addirittura primo. Nibali è arrivato addirittura primo. Peccato, dovevamo arrivare tra i primi 5. Ha vinto Ganna, come era prevedibile. Bravo, bravo, bravo Filippo. Bravissimo Filippo. Bravissimo. Noi siamo fuori dalla top 10. Ah, questo non mi piace, però ci sta. Ci sta, ho pagato un po' di inesperienza. Siamo arrivati. No, sono stato tranquillo.
Allora, ti privi dei nostri compagni, mi ha preso addirittura 2 minuti 24, ok? Ganna era imprendibile. Nibali in crono è leggermente meno di noi. Ha sicuramente però valori più alti di resistenza, grinta e quindi soprattutto di resistenza, quindi gli ha pagato quello. Probabilmente anche in un picco di forma. È stato bravo, bravo lui. Bravo lui, noi siamo arrivati primi, abbiamo dato 40 seco 20 secondi circa al nostro compagno di squadra Visconti Giovanni, che ha un crono 62, è stato molto bravo, è stato molto bravo lui a fare questo risultato. Peccato, peccato, ah, peccato. Valutazione corsa addirittura cattiva, 17esimi. Allora, finire tra i primi 5, io mi rendo conto, era un po' difficile. Era un po' difficile perché comunque siamo a livello italiano completo massimo, quindi boh, io proseguirei la prossima gara che sono, vedete, sono tutti i campionati nazionali, ecco qua, anche il campione d'Italia, campione del Belgio, dell'Olanda, della Germania, insomma di tutti, si giocheranno nel prossimo video. Peccato, però, per essere stati i primi nazionali corsi nella carriera di Pipigno, un 13° posto come cronoman fa ben sperare. Non è il suo obiettivo di carriera diventare il miglior cronoman del mondo, ma è vincere le corse a tappe. Ora, della squadra, del roster che ci seguirà, siamo, non dico che siamo i migliori perché non è vero, ma siamo insomma messi bene, siamo molto messi bene. Sono molto curioso, sarò curioso di vedere cosa mi dirà di fare la nostra squadra. Nel frattempo, ragazzi, ci salutiamo. Peccato, 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 peccato per questo 17° posto, ma comunque, ripeto, sono molto soddisfatto. Sono soddisfatto di come è andata la crono, del risultato finale perché è la prima stagione. Un po' meno di come ho gestito io la crono. Io credo però di aver fatto bene. Nella sezione commenti spero di vedere qualcuno di voi che mi toga questo dubbio, mi dica no, guarda, hai sbagliato, dovevi far così, o no, guarda, hai fatto giusto. E se è stato quel piccolo errore che sei andato troppo fuori energia, però è stato fatto tutto correttamente. Almeno cerco di capire questo, perché comunque, ripeto, è un gioco, tra virgolette, nuovo. E quindi ho bisogno di masticarlo. Per il resto vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo di lasciare come al solito like, commento e iscrizione. Ci vediamo nel prossimo video, Campionato d'Italia, la corsa in linea. È abbastanza interessante vedere questi cambi di pendenza verso il finale. Io spero che la mia squadra non mi rompa troppo le balle, o mi faccia fare da gregario e sono ben contento di farlo, o comunque che mi dia la possibilità di giocarmela verso la fine, cioè rimanere abbastanza coperto fino a questo tempo, fino a questo momento, giocarmi le mie carte già in questa salita e poi giocare tutto in questi quattro strappi finali. Per adesso vi ringrazio, un bacione come sempre e alla prossima. Ciao!